anche il ristoratore, sì, e spesso i tifosi che stavano dentro. Io seppi ad esempio del contatto allucinante che c'è per quei tempi, insomma, che ci fu tra Zeman, che poi negò, e Peppe Signori, che era in rotta con la Lazio, sì. Zeman pensò di portarlo, ti ricordi? Sì, scusa, portarlo a Roma. Scusa Stefano, stoppa i messaggi sui portieri dell'Avellino e su quello del Catania, perché ci stanno arrivando tutto. Impallato il sistema, siete grandi. Comunque avevano indovinato. Cioè, signori Zeman si incontrarono in un bar del Fleming, e il titolare, uno dei camerieri che erano amici, io abitavo lì vicino, mi dissero: guarda, che davanti a noi gli ha chiesto, ma ci verresti alla Roma? Che chiaramente era molto meno che una trattativa, però era comunque una notizia clamorosa che noi su quella sera sparammo. Salvo poi Zeman, poi il giorno della ripresa la Gazzetta, il giorno dopo, due giorni dopo, Zeman disse che aveva preso in giro tutti, che era uno scherzo, in realtà non era nessuno scherzo, lui ci aveva provato anche a fare, perché era un paravento, a farla girare come ballon del 16, vediamo come reagisce la piazza reagì come potete immaginare, cioè, il tifoso romanista minacciò le serrate, proprio le barricate in mezzo alla strada, la cosa finì, però lì in quel caso era stato un barista che ci aveva dato l'indicazione. Ma invece a proposito di anche Giordano e D'Amico a Roma. D'Amico non lo so. D'Amico disse lui, insomma, che Dino Viola sembrava volesse portarlo lui alla Roma. Questo non, ti giuro, non lo sapevo. Giordano pure? Giordano e Manfredonia mi confessarono, poi tra l'altro due amici, soprattutto con Bruno mi sento spesso, che negli anni della disoccupazione, perché erano stati squalificati, no, per due anni per il calcio scommesse, avevano avuto anche dei soldi da Viola. Viola li aveva aiutati, ma dice poi tanto verrete alla Roma, no? E questi soldi li scaleremo, poi che sono stati tra l'altro, mi piace dirlo, puntualmente restituiti dai giocatori, poi non vennero. Arrivò a Manfredonia, Giordano Giordano l'operazione non si chiuse, perché poi quando andò a Napoli. Opinionista di questa radio, ci hai rotto un po'. Arrivederci. Ciao, state bene. Io vi ricordo, non siete opinionisti, ecco, siete ragazzi, ascoltatori, ma in una mia telefonata, ma chi ti conosce? Dai, se non lasci traccia a casa tua, pensa se la puoi lasciare in questa radio. Io vi ricordo delle Roma 56, canale.